Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vedremo tanto shopping. Dall'incirca all'inizio dei saldi ho incominciato a comprare talmente tanta roba in saldo che veramente ho perso il conto. Quindi cercherò di riassumere in maniera molto velocissima che cosa ho comprato durante questi saldi di gennaio. Vedrete tutti i prodotti provati, quindi stay tuned. Iniziamo subito con l'outfit che sto indossando in questo momento. Questo è un outfit completo da 9 pound. Pantaloni, maglietta e cardigan. Questa maglietta e questo cardigan l'ho comprato in uno di quei negozi dove trovo tutto scontato, ormai se mi seguite lo avrete capito. E questi pantaloni in realtà sempre 3 pound da Primark. Sono in realtà dei pantacollan molto carini, molto elasticizzati, mi ci trovo veramente bene. Io a questo outfit gli darei un bel 8. E voi? Procediamo con Primark. Da Primark ho comprato una felpa da uomo, era in saldo, invece di 16 pound l'ho pagata 7. Una felpa giacchetto, è un po' grandina, infatti non so se la terrò, però in realtà è molto calda. Questa è la felpa che ho preso da... vedete, mi sta abbastanza bene, ma però è un po' lunghetta. Quindi sì, mi piace come stile, ma non sono proprio sicura di tenerla. Quindi proseguiamo e troveremo due cose che ho comprato per il mio nipotino. Queste scarpette troppo carine di Spider-Man, sono tanto carine, sono invernali. Prima che le potrà mettere passerà troppo tempo, però sono troppo carine, non le potevo lasciare lì. Queste le ho pagate solo 3 pound. E poi, sempre per il mio nipotino, perché è stiloso, per soli 1 pound e 80. Cioè, guardate quant'è carina questa magliettina. Poi all'infuori di queste due cose, per i maschietti, insomma, non ho trovato niente di che, quindi sono fermata così per questa volta. Poi proseguiamo. Ho comprato due camicie da notte in saldissimo. Questa è molto carina, con la stampa leopardata. È, diciamo, un cotone un po' più pesantino. E in realtà questa è un XS, però entra comunque, quindi sono molto felice. E questa l'ho pagata solo 2 pound. E proseguiamo. E un'altra camicia da notte in nero, con questa volta la stampa con i fiori. Mi piace tantissimo, sempre con il pizzo alla fine, ricamo di pizzo, e anche qui insomma sullo scollo. E questa qui pagata 6 pound invece di 5. Poi continuiamo con una giacca. Allora, questa giacca sicuramente dovrò fare il refund perché non è piaciuta a nessuno. Quindi questa giacca è in realtà molto pesante, è mezza stagione. Qui la userei per mezza stagione, ma manco morta per l'inverno perché fa freddo. La lana dentro, che sia lana non lo so, in realtà ha fatto di questo materiale un po' pesantino. Non vi so dire come si chiami questo materiale. A me in realtà questa mi piace, però adesso ditemi un po' voi, lasciatemi un commento, fatemi sapere qua sotto che ne pensate, perché a me sinceramente non è che dispiace così tanto. Ok, questa è la giacchetta. Oh, io più la metto e più mi piace. Voi che ne pensate? Sì, è vero, non è il mio tipico tipo di giacca, però in realtà è tanto per cambiare. L'ho presa anche un po' più oversize, un po' più grande, perché almeno posso insomma vestirmici sotto. Le spalle sì, sono un po' grandine, però non sembra che ho rubato la giacca a qualcun altro, sembra così? Comunque questa ne costava 25 full price e l'ho pagata solo 10 pound. Continuiamo con lo shopping a Forever 21. Sono passata da Forever 21, come avrete potuto vedere nel video di Oxford Street. Se non avete visto ancora quel video, date un'occhiata, ve lo lascio linkato qua sopra. Era un'offerta fantastica. Se compravi un capo in saldo, il secondo meno costoso era gratis. Quindi mi sono fiondata subito sulle cose in saldo. E ho comprato questo cardigan, che in realtà ho già indossato, per il modico prezzo di 6 pound invece di 21. Ha le tasche, cioè ha le tasche, favoloso. E in più una cosa che ho scoperto è che ha le maniche che si possono infilare il pollice. Io mi ricordo quando ero una teenager facevo i buchi alle magliette, cioè avevo tutte le magliette bucate solo per poter avere insomma le magliette così, quindi questo è fatto apposta, cioè è fantastico. Sempre da Forever 21 ho preso una cosa che ancora un po' mi preoccupa perché è un po' piccolina. In realtà è una salopettina a gonna, quindi questa arriva sotto il seno, ha la chiusura lampo lungo tutta la lunghezza, dietro ha uno spacco abbastanza pesante, però è molto carino. Questo l'ho pagato 12 invece di 24 pound, quindi in realtà avrei pagato per ogni singolo item comprato da Forever 21 6 l'1, quindi è fantastico. Ok, ci sono ancora entrate in questa salogonna, salopette gonna, non so come chiamarlo. Al momento ci ho messo un body di velluto sotto, ci metterei comunque una maglietta nera sotto, no, maniche lunghe, maniche corte, ancora devo decidere. Però in realtà è molto carino, come vedete aderisce benissimo al corpo. Posso bere Coca-Cola con questo perché penso che verrebbe immediatamente. Comunque sì, con le calze o senza le calze, insomma, veramente questo vestito lo adoro, non lo potevo lasciare dal negozio, quindi anche questo gli diamo un bel pollice all'inizio.
poi continuiamo con Paul & Bear. Ho comprato solo un vestito per £9,90. Quindi questo è il vestito, ha un nodino qui sulla vita per farlo rimanere un po' più abitato. Un po' trasparentino, non ve lo nego, ma la cosa un po' più preoccupante per la quale dovrò prendere provvedimenti è veramente lo spacco del vestito, perché è chiuso, il vestito non è chiuso sulla vita. Quindi magari ci metterò una spilletta o comunque lo uscirò, vedrò che cosa farci. Questo è l'ultimo vestito, come vedete è un amore, ma ho paura a muovermi perché, come vi ricordo, questo non è chiuso, quindi vedete tutto. Molto leggero, ha uno sbalzino che è molto frivolo, diciamo. Ha la cinturina, insomma, questo che si può chiudere, che in realtà non serve a nulla, ma è fashion. E poi ha le maniche un po' a campanella, leggermente più grandi, che mi piacciono tantissimo. Questo vestito pure mi piace tantissimo, ho fatto bene, è un po' cortarello, non lo metto in dubbio, però sotto ci metto un paio di boxer e festa fatta. Metterei sempre gli stivaletti perché io sono una fanatica dei vestiti con gli stivaletti sotto. Niente, anche questo è quanto, insomma, pure questo ci piace, gli diamo un bel pollice all'insù. Quindi siamo arrivati al termine di questo video. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di lasciarmi un commentino di un mi piace qua sotto, e non dimenticate nemmeno di iscrivervi al mio canale attivando la campanella, così da essere sempre sintonizzati con gli ultimi video in uscita. Io vi mando un bacione grandissimo e vi rivedo tutti, spero presto, nel prossimo video. Ciao!